Siamo in pista al Mugello, guardate, qui siamo alla Sambelli e poi ci sono arrabbiata 1-2. Weekend di gara 22-23 agosto CIV e stiamo seguendo CMT Racing che corre sia 600 motori pro che 1000 con buoni risultati nella giornata di oggi. Io vi invito a seguire il video che vi racconterà queste due giornate insieme. Vabbè, gente che passa con i mezzi più improbabili in pista, quindi mi raccomando, iscrivetevi, cliccate in basso, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui video che escono. Vi saluto anche Andrea che sta passando in questo momento. Mi raccomando, ciao! Con la moto qua piegata, tu col ginocchio qua che cerchi di stare più interno possibile, che se tu spari e vai sulla ghiaia è finita. Infatti qui è sempre pieno di ghiaia, di qualcuno che ha calcolato male. Ciao, ed eccoci per l'ingresso a Mugello, quindi stiamo entrando. Ferro 14 sta per correre le qualifiche del primo giorno di gara. Oggi c'è la gara sprint a 7 giri, quindi andiamo a parcheggiare e poi vediamo un attimo. Camminando per raggiungere la nostra zona nel paddock. Fa un caldo infernale. Ultimo minuto e 20. Pelino meglio. Quel poco che a me invece lo fa un po' più tardi. Questo è un momento fondamentale perché all'interno del team si fa il debriefing di quello che è successo e come ottimizzare la moto per la sessione successiva. Non corto TSD, no. Appunto, la Porcello comunque lavora bene, comunque ti sostiene bene, comunque. L'analisi dei dati della telemetria è fondamentale perché consente di capire in ogni singolo punto come la moto si sta comportando in funzione di tutti i sensori installati a bordo e faremo poi un video specifico che spiega quali sono i sensori e come viene analizzata la telemetria. L'appoggio secco, la materassa, là si muove dietro. L'estensione, sopperì a precarico. Per precarico invece se sono andati... Perché dietro deve lavorare di più, deve essere un po' più libero. Qui vedete alcuni dei dati di telemetria, ma nel canale di Ferro 14 pubblicheremo un video specifico sull'analisi di questi dati. Questo è uno dei momenti più belli durante un weekend di gara, il momento in cui il pilota si sta finendo di preparare, sta finendo di vestirsi, la moto è pronta, ci sono le termocoperte a bordo, come vedete, le termocoperte sulle gomme. E sono gli ultimi momenti, il momento in cui il pilota si deve concentrare. Arriva poi il momento in cui il team manager chiama, si mettono i guanti, la moto si accende e le termocoperte vengono tolte. E quello, ragazzi, è il momento dove veramente la concentrazione deve essere già massima, perché si sta andando in pista, si sta andando a gareggiare. E questa è la partenza di gara 1, 7 giri. Domani invece nel video che uscirà fra 2 settimane, quindi nel secondo giorno, vedremo la gara da 10 giri dove siamo andati anche in pit lane. Quindi vi racconterò tutte le emozioni dalla pista. E subito dopo invece si fa l'analisi di quello che è successo durante la gara. Questo ha resistito, ho frenato il colpo dritto, stavo quasi che prende, lì mi ha superato il Kawasaki. E lì pure io gli stavo attaccato, però sul dritto, finché riuscì a stavo come loro, se non un pelino. Appena entrava la testa... La moto di Ferro 14, appunto una Yamaha R6 preparata CIV, è una moto che è completamente nuova per quest'anno, ha tantissimi componenti nuovi, l'elettronica nuova, la centralina nuova, quindi ancora si sta lavorando per trovare la quadra migliore per la moto, che quindi significa tanto lavoro per l'elettronico, per il tecnico, per il capo meccanico. Sono le 19, è l'ora dell'ingresso libero in pista con qualsiasi mezzo che non sia motore, quindi mezzi più improbabili. E adesso vi faccio vedere. Quello davanti è Salvuzzo,
che con la graziella si appressa ad affrontare le arrabbiate 1 e 2. Molu, guarda che cazzo di pista è, tutta in sali scendi, una cosa è spettacolare. Tu mi... sei qua? Eh? Quando freni qua? Certo. Tra... sì, tra poco prima di 100. Tu vuoi chiudere la gamba, ha frenato pittura. Facciamo qua la foto, sulla pista. Ma questo si fa di quarta e da qui tieni la quarta fino alle arrabbiate. Questa fa paura perché tu vai giù veloce e mo sali. Ma tu... adesso faccio caso arrabbiata 2 come cazzo, che non vedi dove metti le ruote, quindi ti andrà solo a culo. Qui ho provato a superare Ticini, però io sono entrato centrale, questo ha tagliato completamente, lo stavo per prendere paro, tutto tirando in chiodatona. Peccato, la moto si è proprio intraversata. Ho controllata, tempo di controllarla, quello dietro mi ha ripassato. Abbiamo visto la fumea. Sì, qua è caduto uno. Infatti vedi i segni per terra. Allora, siamo alla locanda di San Barnaba, che si trova nel paese di Scarperia, vicino al Mugello, dove ci stiamo gustando una cena così prospetta ottima. E poi ci andiamo a Nanna perché siamo cotti. Mangiamo benissimo. Adesso vi faccio vedere la mia stanza. Aspettate, 219. La apriamo. Accendiamo la luce. E ci sono le scale. Guardate che. Magari la chiave la allunghiamo. Eccolo qua. Che sogno. Iscrivetevi e cliccate la campanellina per essere avvisati, perché la prossima settimana esce il video della seconda giornata di gara al Mugello, con la gara 10 giri di Ferro 14 di CMT Racing. Qui vedete Doriano Vietti sulla griglia di partenza. Quindi rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale e ci vediamo prossima settimana. Ciao!